Ciao a tutti amici di PIV, siamo qui a Bordeaux per la seconda edizione del Tana delle Tigri. Sono con me i due organizzatori, Claudio e Gabriele. Ciao. Ciao a tutti. Allora, inizio con te Claudio e volevo sapere le tue prime impressioni su questa seconda tappa e se sono state secondo le tue aspettative. Impressioni positive, abbiamo anche noi utilizzato meglio la location, quindi la stiamo conoscendo e ci permette adesso di lavorare decisamente meglio. Le aspettative, io spesso non sono contento, oggi mi sento contento, sono soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, massacrante, 260 player, non nascondo che mi ero prefissato gli step, ne abbiamo superati alcuni di questi step, avevo uno step a 263 iscritti, in quanto a giugno eravamo stati 262, mancato di poco, ma buona soddisfazione. Invece a te Gabriele vorrei chiederti, è cambiato il buy-in del torneo, ma i numeri sono rimasti, come abbiamo sentito da Claudio, presso poco uguali, quindi cambiando il buy-in passato da 330 se non erro a 600, i numeri sono rimasti quelli che vi aspettavate o pensavi che col cambio del buy-in potessero modificarsi anche i numeri? In realtà il gap è leggermente più piccolo perché il buy-in era 400, quindi siamo passati da 400 a 600. I numeri secondo me per una posta del 50% in più rispetto alla precedente è importante. Si inizia ad attaccare la fascia un attimino superiore per i giocatori per la tipologia di buy-in, quindi la mia impressione è che i numeri siano confortanti e molto buoni, insomma, soprattutto per questo salto dopo 3 mesi con agosto nel mezzo. Quindi direi assolutamente sì. Claudio, invece volevo sapere da te, tu sai che in questi giorni, ormai da diversi mesi, il mondo del Poker Live è costellato da eventi, anche questo fine settimana oltre al tuo ce ne sono altri, ce ne saranno settimana prossima a Sanremo e così via. Tu cosa pensi di, prima di tutto, di tutti questi tornei che ci sono e se poi c'è spazio ancora per tutti nel mondo del poker online? Penso che sicuramente la concorrenza sta diventando complicata. Sono tante location e quindi bisogna, per noi è molto stimolante questo, bisogna dare il massimo come giusto che sia, non perché prima non lo si faceva, però adesso veramente non si deve abbassare la guardia neanche un giorno. Si deve vivere, noi chiudiamo questo evento tra breve, ma subito dopo, anche durante questo, siamo già pronti per ricominciare per qualcosa, è così. E invece per te Gabriele, tu vieni dal mondo dei circoli, quindi mi piacerebbe farti questa domanda sui circoli. Stiamo aspettando che arrivi questa legge, che il Parlamento e soprattutto AMS riesca ad elaborare un regolamento. Tu cosa pensi dell'arrivo fra un po' dei circoli live e soprattutto se aiuteranno il mondo del poker live, soprattutto dei tornei come quelli che voi organizzate, o magari potrebbe esserci un momento con così tanta possibilità di live che inizi poi ad esserci dei problemi per i troppi tornei, i troppi circoli, un po' troppo, diciamo così. Io credo che una regolamentazione sia necessaria. La regolamentazione ti permette di fare programmazione e potendo programmare poi puoi strutturarti, puoi creare delle manifestazioni che abbiano delle fondamenta e quindi poi poter puntare a degli obiettivi chiari. Oggi purtroppo in alcune zone d'Italia si lavora con serenità, in altre meno, è un po' complicato. Ricordiamo che in Italia al momento è ancora non legale giocare nei circoli, ci sono, diciamo così, delle province che hanno una regolamentazione un po' diversa per il questore, ma la legge italiana al momento vieta da anni di giocare nei club. Claudio ridi, diciamo così, però è questa la legge italiana al momento. Una domanda per te Claudio, finisce il Tana dei Tigri domani? Che succederà dopo? Quali sono le novità che potremmo assistere della premiata ditta Claudio e Gabriele? Allora, per quanto riguarda il Tana, sicuramente se ne riparla nel 2012, oggi è prematuro svelare la data, perché non l'abbiamo fissata soprattutto, quindi sarebbe è prematuro stesso, però, decisamente cioè prematuro, anche perché poi ci sono i portali tipo Italia Web, non ci pubblicano le notizie 6 mesi prima, non si capisce perché. E al di là delle battute, no, abbiamo un progetto al quale abbiamo aderito, che ci è stato proposto da altri organizzatori, che andrà in scena tra 2 mesi qui a Bordeaux. È un progetto denominato Team Tournament, è già online, il nostro sito
siamo stati un po' impegnati col Cana, quindi insomma, mancano ancora un po' di informazioni, però su tintour.it trovate già alcune indicazioni. Un torneo a squadre, 4 persone per squadra, 4 tornei diversi, il punteggio che verrà dato a ogni giocatore, le migliori di 8 squadre al centro della finale e tante altre piccole regolette che abbiamo studiato in carta e penna. Invece Gabriele, abbiamo sentito da Claudio che non si sa la data del Tana, ma ti chiedo, pensi che l'anno prossimo quanti Tana si potranno giocare e soprattutto se saremo sempre qui a Borno o inizierete anche voi a cambiare ogni tanto la vostra location? Ti faccio io, ti rispondo con una domanda. Cioè, hai scelto appositamente me per questa domanda invece che lui, la domanda la faccio a te perché siete comunque una premiata ditta, quindi la faccio a te, se casomai tu non sai rispondere la chiedo a Claudio che sorride dall'altra parte. Il non sapere non è la possibile, il problema è il non sapere, il problema è capire ciò che effettivamente sarà. Va bene, allora non svegliamo niente, non svegliamo i segreti, fino ci aspettiamo comunque un terzo. Dai, aggiungo una cosa, Gabriele, è stato carinizio, io alle volte sono un po' a testa matta, no? Quindi può essere che sicuramente in qualche momento di scoramento hanno detto che andiamo al prossimo torneo, facciamo un po' l'onore perché a me piacciono le sfide. Però così tranquillizzo anche Gabriele, dai. No, senz'altro direi che la terza edizione a Bermo si farà, salvo che in queste ultime 36 ore ti facciamo un disastro. Ti faccio allora una bella domanda a provocazione, la vedremo mai il Tana in occasione italiana? Guarda, senza fare nomi, due casinò italiani hanno chiesto il Tana e io non è no, in assoluto. Si può parlare. Ci sono sì delle situazioni dovute anche alle norme, alle regole italiane che non si sposano ancora oggi con quelle che sono le esigenze che io ho, in quanto le persone che seguono il Tana dei Tigri sono abituate a certe esigenze. Mi riferisco a cose che sembrano banali, ma gli orari di gioco, che non è banale, anche gli accordi commerciali che riusciamo a fare noi con le case da gioco e con gli hotel delle case da gioco, cosa che in Italia non sussistono, quindi c'è un'organizzazione diversa e per farla, per mettersi in gioco con un casinò italiano è difficile. Sicuramente un Tana in un casinò italiano sarebbe un successo enorme. Allora aspettiamo un Tana a Roma, magari con la nuova regolamentazione che aprono le nuove sicuramente sale, col supporto di qualche amico di Roma si potrebbe fare. Va bene, io mi sposto in questo momento, vi lascio a voi due, lascio l'inquadratura di questa bella sala del Tana delle Tigri, lascio a voi i saluti, se volete salutare qualcuno, volete dire qualcos'altro, io chiudo. Salutate i giocatori che mi guardavano qua che facevo l'intervista. Salutiamo, per la seconda edizione del Tana delle Tigri è tutto, ci sentiamo sempre su Poker Italia Web. Ciao, 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 ciao belli.